Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mr. Guts. Questo presumo per me che sarà un video molto corto, lo vedrò poi dopo in montaggio. Non è tanto l'argomento di cui voglio parlarvi, ma di quello che è successo, ma perché non doveva succedere, doveva succedere qualcos'altro, ma invece non è successo. Adesso vi spiego subito. Allora, ieri mattina, quindi venerdì 17, sulla linea ferroviaria, penso di Trenord, ma non è specificato, questo l'ho letto proprio su milanocorriere.it, una capotreno 25enne nell'adempimento del suo lavoro è stata aggredita e presa a botte. Qualcuno dirà, è il solito straniero. Sì, allora, comunque le aggressioni ai capotreni ormai non fanno neanche più notizia. Ma quindi perché ve lo sto raccontando? Perché comunque l'aggressore era dice l'articolo, un uomo di mezza età italiano. Adesso vabbè, non è perché italiano, perché è straniero, ma per quello che è successo dopo. Sulla linea quindi Como Rho, il treno si stava per fermare e comunque, mentre controllava i biglietti, la capotreno si è accorta di questo personaggio sdraiato sui sedili a dormire. Forse era anche sveglio, ma non specifica comunque. Gli ha chiesto il biglietto e mentre il treno si stava fermando in stazione, sembra sereno, ma anche questo è tutto campato per aria, incomincia a prendere la botte. Non si capisce comunque se a sberle o a pugni o a calci, non si sa. Però la ragazza ha avuto bisogno dell'aiuto dei sanitari, è stata ricoverata poi subito dimessa. Ma quello che voglio dire è che nell'articolo c'è scritto che nessuno ha preso le sue difese. Ora, sapete, chi mi conosce, chi mi segue da tempo, sa che io non ho peli sulla lingua. Io se devo attaccare alla sinistra, alla destra, il Padre Eterno, il diavolo, io ti attacco. Allora, chi non è intervenuto, sei un gran pezzo di merda. Io vedo tutti i giorni, io seguo Facebook, seguo Twitter, ormai ho aperto anche una pagina Facebook di Mr. Goetz Italia. Ho messo Italia perché ci sono troppi Mr. Goetz su YouTube. Ho un mio account personale su Twitter, uno su Instagram, non mi ricordo se ce n'ho anche da altre parti, ma non li seguo. Comunque continuo a leggere, bisogna essere tutti uniti, poi quando succedono cose che magari ci sono gli stranieri o anche italiani che fanno cagate, dicono oh, io a quello gli spaccherei la testa, gli taglierei le palle, nei casi di violentatori. Però nessuno in questo caso, io adesso ce l'ho solo con quelli del vagone. Perché io gli altri non lo so se poi farebbero effettivamente quello che scrivono sui social. Però io sono io e io se ti dico che sarei intervenuto, io avrei spaccato la testa, poi mi prendevo una denuncia, ma non importa, perché comunque poi c'è l'attenuante, c'è l'indulto dei 3 anni, che cazzo me ne frega. Quindi se io sui social scrivo, gli spaccavo la testa, gli tiravo un pugno in faccia come ho scritto oggi a uno che ha postato un video dove c'era una sardina che ce l'aveva, che cazzo con chi ce l'aveva con la Lega, di nuovo come al solito con Salvini, ha messo le mani in faccia a questo qua, io gli tiravo un pugno in faccia, ma io sono io se te lo dico, lo faccio. Comunque, questo che è successo, che non è nessuno, che nessuno è intervenuto ad aiutare sta ragazza, va contro tutti i principi di quello che voi scrivete sui social. Tanto noi di destra non siamo uniti, noi siamo uniti solo sui social, chi cazzo se ne frega, Salvini qua, Salvini là, diamogli addosso le sardine, diamogli addosso al PD, poi quando c'è da fare qualcosa, non cambia mai un cazzo. Volete riempire le piazze, vogliamo riempire le piazze perché comunque ci sono anch'io, ma tanto non cambia mai un cazzo, ma questo l'ho già detto tempo fa. L'unica cosa che vi posso dire personalmente di me, molto probabilmente non interverrei a difendere una persona che rappresenta le forze dell'ordine, perché non lo farei? Perché comunque loro hanno i mezzi per far cadere il governo e non lo fanno. Questo sempre perché lo dico io e perché hanno uno stipendio statale sicuro. Chi cazzo se ne frega? Qualcuno ha detto: ma noi abbiamo, perché a volte ci parlo con questi qua, ma noi abbiamo gli ordini, non possiamo fare altro. Tanto poi ci sono i giudici che li liberano. Sì, è vero. Però ricordo un film, ACAB, dove comunque i poliziotti, se volevano, potevano farsi giustizia da soli. Bene, detto questo, ripeto, siete quelli del vagone, siete dei gran pezzi di merda. Per gli altri, valuterò ancora. Grazie per l'attenzione, se non vi siete iscritti, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e ciao, alla prossima.